Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Oggi parleremo di Pokémon Go. Lo fanno tutti, chi sono io per non farlo? E poi dovete tener conto che avete di fronte uno che custodisce ancora gelosamente le cassettine dei Pokémon blu e rosse. Ci avevo su tipo 300 ore di gioco e tutti e 151 i Pokémon. Mi ricordo che il box 12 era pieno zeppo di Pokémon al 100, una cosa mai vista. Comunque, come immagino già sappiate, in questi giorni è uscito ufficialmente Pokémon Go anche in Italia e già si può trovare gente che alle 2 di notte cerca di caricare Jinx scambiandola per un mignottone d'alta esperienza. Cosa? Come faccio a saperlo? Si possono trovare dovunque, ad esempio allo stadio. Sapevate che adorano il baseball? E sono leggermente oversized. Anche un Pokémon inutile come Magikarp sarebbe buono di quelle dimensioni. E poi come può mancare il Pokémon preferito dalle donne? E immagino sappiate già il perché. Nei migliori nightclub di Las Vegas invece potete trovare un bell'abra che cerca di rubare il lavoro agli spogliarellisti, anche se ci sarebbe qualcosa di meglio. E quel maledetto di Squirtle che si diverte a finirti la carta da culo, c'ha pure il coraggio di guardarti male. Ma sapete a chi l'ha rubata? Al povero Abra, come se non fosse già abbastanza pesante lavorare in un night. Cambiamo location e andiamo a un bel funerale. Chi glielo dice al cretino che non è il caso di saltare sopra la bara? Hai capito, Magikarp? Che spudorato, neanche in metropolitana si contiene. Un Goldin fermato dalla polizia, ma io non me lo ricordavo così fatto quel Pokémon. Ma che occhi che c'ha? Se dico interrazziale, cosa vi viene in mente? Non è esattamente quello a cui pensavo io, però c'è a chi può piacere. Tutti dicono di stare attenti e di guardare dove si va quando si gioca a Pokémon Go, però mi sa che a questo tizio finirà molto male. Cannibalismo? Ed ecco che torna il più inopportuno di tutti, con i piedi inchiodati sull'ala dell'aereo che si gode il suo bel venticello a più di 1000 km orari. Il ballo degli sposi. Sì, ma non c'è bisogno di essere così incazzati, eh. Questa è bella perché potrebbe anche starci, se non fosse che. Oh, a me sembrano tutti incazzati sti Pokémon. Tranne lui, ovviamente. Ma sposta sto mitra e sparagli un colpo in mezzo al petto. Mamma mia, che odio che mi fa venire. Il buon Diglett a rendere omaggio a un caduto della battaglia di Rangiriri. Un bel pigi dal dentista, anche se non credo che i Pokémon, in generale gli uccelli, abbiano i denti. Ma vabbè. Il buon Electabuzz ha deciso che non ti alleni abbastanza ed è il caso di farlo. Di notte, su marciapiede, a petto nudo. E l'ultima, alquanto inquietante secondo me, non tanto per il Nidoran, ma per i tizi. Guardate la faccia della donna. O una grande attrice o quella la stavano massacrando davvero. Bene, che dire per questo video era tutto. Di fatto devo dire che ne ho trovate parecchio in giro, ma queste secondo me sono le più divertenti, a parte gli Sparrow e i Pidgey che ti guardano mentre caghi, però le fanno vedere un po' dappertutto quelle, quindi volevo portare qualcosa di un po' diverso. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale e odiate Squirtle insieme a me, per favore. Vi ringrazio per la visione, un saluto a tutti e alla prossima!